Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti i fan di Phage Network. Eccomi qui di nuovo, sono sopravvissuta a quanto pare alla prima recensione, quindi sarò qui a scocciarvi per un'altra recensione. Che dite, posso iniziare? Aspetta, sento le voci. Sì. Ok, inizio. Allora, come potete notare, sono in tema Halloween. E oggi ho fatto anche dei biscotti, occhi e dito delle streghe o delle persone, scegliete voi, perché parlerò del film Halloween Kills, è la storia di Michael Myers. Abbiamo ben dal 78 fino all'ultimo film di adesso, 12 film su Halloween e su Michael Myers. E il penultimo fu girato uscì nel 2018, quindi esattamente 40 dopo il primo film. E infatti la storia Halloween Kills, l'ultimo film che è uscito nelle sale proprio oggi è giovedì, quindi ieri, 20 ottobre se non sbaglio, il film che, come ricordiamo bene, il primo fu diretto da John Carpenter. Il film di Halloween, quello del 78, racconta la storia di Michael Myers che, questo qua sta un po' fuori di coccia, uccide la sorella e quindi lo spediscono ovviamente in una casa di, chiamiamola casa di cura. Dopo 15 anni lì dentro, scappa. E inizia a uccidere, come diciamo noi, con Abruzzo a botamazza, cioè di continuo. Fondamentalmente il film Halloween Kills non è diverso dagli altri, cioè nel senso che è sempre lui che ammazza e nessuno che lo riesce ad uccidere a questo qua. Sembra che ha una forza come un animale. Lui che riesce sempre a scappare, lui che la fa franca, uccide un sacco di gente e la fa franca. Come stavo dicendo prima, il penultimo film uscì nel 2018, quindi proprio la storia racconta i 40 anni dopo il primo film, quindi di quando lui scappò dal manicomio. E il film di quest'anno, del 2021, è esattamente il continuo del film di 3 anni fa. Quindi comunque nella storia non ci troviamo nel 2021, ma in realtà ci troviamo nel 2018, quando la protagonista, insieme alla figlia e la nipote, cercano di ucciderlo. Pensano di avercela fatta nella fine del film del 2018, quando vediamo in realtà nel nuovo film che non è così, che lui è riuscito a sopravvivere un'altra volta. Lei è tutto il tempo in ospedale, cioè in ospedale, perché comunque aveva avuto delle lesioni gravi, delle accoltellate, diciamo, da parte di Michael Myers nel film precedente. Quindi questa volta sono solamente la figlia e la nipote che cercano di ucciderlo, di fare qualcosa. Ovviamente muoiono tutti quelli accanto a loro e io sinceramente speravo che dopo 12 film, finalmente, toh, sta morendo e quindi ci siamo tolti dalle palle sti film, scusate la parola, diciamo pure ci siamo tolti dalle scatole questo film, invece no. Signori, no. Questo è immortale, cioè. Questo fa una pippa a tutti, questo è immortale. Non è stato bellissimo vederlo la di sera perché sentivo proprio l'angoscia dentro. Anche se gli altri film sono stati pesanti nel guardarlo, però sai, quando si è più piccoli non si pensa. Nel 78 non ero nata, quindi comunque tutti i film l'ho visti dopo, ovviamente, quando sono cresciuta un po'. Però pensavo, vabbè, dai, è il solito splatter dei film, eccetera. Invece questo qua mi ha messo proprio un'ansia. Questo film, ragazzi, mi ha messo proprio un'ansia. Forse semplicemente perché è appunto il dodicesimo film e sembra non avere una fine. È mortale. Comunque, come sempre, una grande mistificazione
Curtis, che devo dire l'ho incontrata qualche anno fa ed è una meraviglia di persona, è adorabile, però adesso basta questo film, basta, basta, basta. Nonostante questo la regia non è stata male comunque, scherzo a parte, la regia non è stata male anche per quanto riguarda la fotografia, belle molte scene, forse rispetto agli altri film, non vorrei sbagliare perché comunque ragazzi sono 11 film precedenti e non me li ricordo benissimo tutti quanti, mi ricordo il primo un po' perché forse è stato il primo, mi ricordo la storia e mi ricordo l'ultimo bene perché è di 3 anni fa e lo vidi anche al cinema quello, però gli altri non mi ricordo benissimo, ma ci sono stati in questo film dei momenti proprio ansiosi, quando lui non si sapeva dove fosse, cosa avesse in mano, cosa avesse intenzione di fare. Certo, i film di Halloween alla fine sono, girano un po' tutto intorno a questo, sicuramente. Però questo film, anche rispetto a quello precedente del 2018, mi è piaciuto di più. Però dico basta lo stesso. Spero che finisca presto. Va bene ragazzi, questa è stata una recensione abbastanza breve perché tanto, voglio dire, non c'è molto da dire. Spero comunque che andrete a vedere il film al cinema. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto e ci vediamo presto con la prossima recensione. Happy Halloween a tutti!